Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YouGufo. Cari followers, buona giornata a tutti, buona settimana a tutti. Finalmente è lunedì, io dico finalmente, però ragazzi lo dico con tristezza perché purtroppo inizio un'altra settimana e mi toccherà aspettare comunque tanto tempo affinché arrivi di nuovo il fine settimana. Fine settimana come sempre loco, ragazzi, una locura, una pazzia come si dice qua in Spagna. Purtroppo io vi chiedo sempre venia, vi chiedo scusa perché non riesco a fare video tutti i giorni, soprattutto nel fine settimana, perché ragazzi rientro tardi e non ce la faccio e questo mi dispiace. Però comunque vorrei condividere con voi i miei pensieri su queste cose, su queste notizie che stanno succedendo durante questi giorni, ragazzi. Innanzitutto vi ricordo il momento tenerezza, iscrivetevi al canale ragazzi se ce la fate. Potete anche fare clic sul tasto iscriviti se non volete, ragazzi. Io capisco comunque che ci sia sempre il momento Peppino Chinè dentro ognuno di noi, ragazzi. Non dobbiamo deferire la Roma, non dobbiamo punire la Roma, non dobbiamo comunque andare lì dal Napoli e dire: oh, ma voi come avete comprato Osimhen? Perché comunque ci sono delle indagini che hanno fatto su Aurelio De Piangentis, ragazzi. Peppino Chinè non ha voglia, io capisco che anche molti di voi non hanno voglia di iscriversi al canale, ragazzi. Alzo le mani, schiocco le dita, intermerda tutta la vita. Ad ogni modo, followers, parliamo un attimo di quello che sta succedendo. Avete visto che noi stasera giochiamo contro al Bologna. Attenzione, perché in panchina non ci sarà Acciughino Allegri, perché è stato messo da parte dalla Juventus per aver avuto dei comportamenti inaccettabili che non sono in perfetto stile Juventus, questo l'avete letto. E quindi ci sarà comunque in panchina Paolo Monti, che è stato intervistato. Le hanno detto: ma tu c'hai paura adesso di allenare la Juventus? E lui dice: ma che paura, io non ho paura, ma ci mancherebbe. Paura è uno che non ha i soldi per mangiare, paura così. Ragazzi, secondo me se c'è Montero in giro, ragazzi, siamo tutti tranquilli. A parte il cervo di Mirandela, ragazzi, che adesso, quando c'è Paolo Montero sotto i riflettori, ragazzi, l'unico che può avere paura qui è il cervo di Mirandela, perché giustamente, ragazzi, lui ha avuto dei piccoli problemi personali con Montero, ragazzi, però comunque alla fine gli altri siamo tutti tranquilli, quindi sarà lui il caronte, diciamo, l'allenatore, il cervo, il traghettatore della Juventus. Quindi secondo me da Paolo Montero a Paolo comunque Zigliani c'è poca differenza, ragazzi. Sempre un Paolo. Poi, followers, parlando della partita, andiamo a vedere quello che succede. Tanto Montero sì, Montero no, noi comunque siamo già qualificati in Champions e abbiamo comunque tutto, tutti gli occhi, tutti gli sguardi puntati ormai sono per la prossima stagione, quindi a noi alla fine non è che ci cambi nulla. Ad ogni modo, followers, attenzione perché ci sono delle cose che sono successe. Voi avete visto che, lo dico proprio, ragazzi, devo mettere la mano qui sul cuore perché veramente mi fa male, ragazzi, vedere che il Sassuolo è retrocesso in Serie B. Voi vi ricordate, ragazzi, una decina di anni fa il Sassuolo è arrivato in Serie A. Io mi ricordo questa squadra nuova. Dice: il Sassuolo è salito in Serie A. Sassuolo, che squadra è questa? Con le maglie nero-verdi, una maglia un po' atipica, no? Questa squadra nuova che arriva in Serie A. Tipo una decina di anni fa ci fu un amichevole. Erano appena arrivati in Serie A questi qui, ci fu un amichevole. Sassuolo sarà una squadra nuova. Che bello quando arriva una squadra nuova. Amichevole contro la Juventus. Mi ricordo che la Juve non vinse quella partita. Non ricordo se pareggiammo quell'amichevole o addirittura la perdemmo. E fecero comunque una intervista al neo arrivato, il neo promosso in Serie A, presidente del Sassuolo, e questo qui giustamente esordì dicendo: stava vincendo la Juventus, ma quelli lì poi noi abbiamo pareggiato o abbiamo vinto, perché non mi ricordo, no? Cioè, volevano rubare perché loro sono abituati a rubare. Tra gli applausi generali degli altri juventini, no, questo qua il neo promosso in Serie A, presidente del Sassuolo, se ne uscì con questa bargigiata e giustamente diventò il paladino di tutti gli altri juventini. Ma ragazzi, noi della Juventus imparammo a capire che tipo di società è questa del Sassuolo. In effetti, ragazzi, sono loro quelli che comunque hanno dichiarato ai 420 il suo DS, no? Carnevale ha dichiarato ai 420 che loro aiutano delle persone. Poi giustamente non è che noi diciamo dobbiamo fare delle indagini sulla Roma o su quello che fece la Roma, no? Perché comunque c'è un'indagine dove si dice che questi qui facevano delle plusvalenze false
falso in bilancio, perché delle plusvalenze farlocche, dove tu comunque hai punito la Juve, no? Dici, no, vabbè, ma questa è la vecchia presidenza della Roma, no? Erano i Friedkin. Poi comunque c'è Carnevali che in diretta, senza bisogno di intercettazioni, senza bisogno che tu devi sguinzagliare gli investigatori, questo lo sta dicendo in diretta, che anche la nuova società fa degli affari un po' loschi per mettere a posto il bilancio. Però ragazzi, tutto a posto, alla fine il Sassuolo scivola in Serie B tra il, diciamo, tra il silenzio generale di tutti, e quindi ragazzi vanno in Serie B nel dimenticatoio. Quindi faccio gli auguri a quelli del Sassuolo, io faccio le mie rimostranze, come posso dire, mi dispiace veramente per i tifosi del Sassuolo, però il Sassuolo come società a me mi sta simpatica, quello che mi sta qua sulle piglottide è il direttore sportivo Carnevali, che comunque è una persona veramente di quelle proprio più viscide e becere che si siano mai viste in un club di Serie A. Passiamo comunque a un altro argomento, ragazzi, vorrei parlare con voi dei Carlton House, perché i Carlton House comunque sono freschi della festa che hanno fatto, perché hanno vinto lo scudetto, ragazzi, lì tutto a posto, eh? Cioè non è che tu dici, beh, questa è una squadra che magari ha messo comunque in rosa, ha fatto dei contratti a dei calciatori pagandoli degli stipendi altissimi, dei parametri zero, tanto loro sapevano già che quei soldi non li avrebbero mai restituiti, sono soldi che non esistono. Tutto a posto, ragazzi, tutto bene, è uno scudetto meritatissimo, dei più onesti, non è una stella di cartone, perché magari tu sai che c'è quello scudetto che hai in bacheca che non è mai stato tuo, perché sei arrivato addirittura terzo a 100 punti dalla prima in classifica, però non è una stella di cartone, tutto a posto, perché loro giustamente così. E ragazzi, abbiamo capito che Zhang si è arrabbiato. E quindi ragazzi, io qui voglio parlare con voi. Allora, io ho fatto un mutuo, io ho questa casa, ho fatto un mutuo qui in Spagna, si dice una ipoteca, ho fatto questa ipoteca, sarebbe il mutuo, ho comprato la casa e io la sto pagando. Ma perché sono un imbecille, raga, non si fanno queste cose. Cioè, tu sei abituato a queste cose all'estero, in Italia non si fa così, ragazzi. Tu c'hai un mutuo, hai fatto un prestito, ti danno dei soldi. Ma dove è scritto? Ma perché adesso dobbiamo avere questa mentalità retrograda che i soldi si restituiscono? Ma perché infatti Zhang si è arrabbiato pure? Dice, oh, questi qua di Oak Tree si comportano male. Cioè, mi hanno prestato dei soldi, adesso fanno pure questi qua. Pretendono che io li ridia indietro. Ma che cos'è questa truffa, questa cosa brutta che volete fare? Io mi riferisco a quelli di Octree. Ha ragione Zhang, ma siete proprio delle persone malvagie. No, non si fa, non si fa. Mo pure i soldi indietro volete, giustamente. Poi bello anche la gazzetta, no? Che dice, no? La società potrebbe passare a qualcun altro. Cioè, non è che dice questo qua non ha una lira, non ha pagato, quindi adesso la società... No, potrebbe passare. Ma perché loro comunque nel loro cuore, comunque limpido che hanno, e non è che un cuore cartonato, ci mancherebbe, loro sono onesti e sono trasparenti alla gazzetta. È gente obiettiva, non sono di parte. Però nel loro cuore loro magari dicono, oh, attenzione, perché magari questi qua di Oak Tree la smettono di fare i vigliacchi e gli impostori e li lasciano il club. Ma questi qua di Oak Tree, ma veramente volete i soldi indietro? Ma che, cioè, dove mai si è visto? Ma poi è la prima volta che succede questa cosa, che uno c'ha un debito, ti prestano dei soldi e poi tu veramente li devi ridare tutti indietro. Ma lasciateli il club. E giustamente la gazzetta dice, la società potrebbe passare a qualcun altro, no? Scrivono così perché giustamente dice, fino alla fine magari questi qua la smettono di fare le persone cattive, eh? E li lasciano il club. Ma dai, fate così. Poi ragazzi, noi abbiamo capito comunque dov'è il problema, perché tempo fa io vi voglio far vedere, no? Ci sono i cartonati che giustamente, ragazzi, tempo fa loro avevano le idee ben chiare, no? Io vi voglio far vedere un post di tanto tempo fa, questo risale al 2019, vedete? Che c'era Peppin Inter, un cartonato, che comunque lui aveva capito bene come stavano le cose, lui ci diceva, oh, paratici, paratici,
che all'epoca era la Juventus, no, la Juventus vuole ostacolare, no, degli acquisti che sta facendo, delle cose di mercato, delle operazioni di mercato che voleva fare l'Inter, no? E lui giustamente dice, oh, vedi che questi qua vogliono ostacolare l'Inter. Non hanno ancora capito, Agnelli e tutti questi qua, non hanno capito che se Suning si incazza, se si arrabbiano questi qui, non solo si comprano la Fiat per fare un parcheggio, si comprano Dybala, lo mettono a fare il nano da giardino e Paratici li fanno fare il guardiamacchina. Lui aveva capito bene, perché comunque quelli di Suning i soldi ce n'hanno assai. Infatti poi abbiamo visto, ragazzi, che Dybala era libero, svincolato dalla Juve, perché la Juve comunque, la Juve, poveraccio, non ha i soldi per dare i soldi a Dybala, allora dice, vabbè, ce lo prendiamo noi all'Inter. E purtroppo lì, ragazzi, non hanno avuto proprio l'occasione per poter pagare lo stipendio a Dybala e non l'hanno potuto prendere. Non l'hanno potuto prendere, però, perché comunque non gli sono girati i coglioni, perché lui qui l'aveva spiegata bene la cosa. Lui lo diceva, attenzione, se a Suning girano i coglioni, si vede che i coglioni non gli sono girati. E giustamente, ragazzi, non hanno preso Dybala, però il problema qui ce lo spiega Tancredino, come Tancredi piccolo, ce lo spiega Tancredi Palmieri, ragazzi, lui ce lo dice, ti dice, attenzione, io avevo fatto un comunicato prima, perché loro, i giornalisti, loro comunque le cose le dicono sempre prima, e hanno ragione, spiegano, no? Come già detto prima, perché lui lo ha detto, no? Il classico, come già detto, perché da sai che lui lo diceva, no? Dice, il comunicato si ricollega a quanto io già spiegavo nell'editoriale stamattina. Attenzione, Oaktree si è opposta ad ogni accordo. Anche perché, vedete, c'è questa scelta dell'ex anima della Juventus di Agnelli, Albanese. Ah, praticamente Tancredi ha capito tutto e ce lo spiega, ragazzi. Il problema sta proprio qui, perché alla fine, no? Tu sei l'Inter. Oaktree ti presta tipo 400 milioni, tu non li restituisci questi soldi, giustamente Oaktree dovrebbe chiudere un occhio, dice, vabbè, ma so 400 milioni, qua ti do 4 stuzzicadenti, qua ne ho 2, mo vado a trovare altri 2 stuzzicadenti, così arriviamo a 4, ti do 4 stuzzicadenti, ci mettiamo d'accordo, perché dare questi soldi indietro? Giustamente, ragazzi, è una cosa tipica, ve lo dicevo prima, no? Però giustamente che succede? La Juve cattivona prende questo qua, il signor Albanese, e lo prende, come dice Albanese, tu sei juventino del sangue, quindi tu proprio il cartone a te non ti piace, vai a lavorare da Oaktree, così Oaktree magari li restituisce l'Inter a questo qua, li tolgono il debito alla fine, perché però tu che sei juventino vai a lavorare per Oaktree, così sei tu quello che Oaktree adesso si oppone. No, i soldi ce li dovete dare indietro, altrimenti noi ci riprendiamo il club. È colpa di questo juventino cattivo che lavorava nell'Inter, lavorava con la Juventus, e adesso, siccome lui odia l'Inter, è per colpa di Albanese. Perché questa scelta di mettere lì questo Albanese che lavorava con la Juve, come ci dice Tancredi Palmieri, è una scelta eloquente. Quindi Oaktree avrebbe lasciato correre, avrebbe detto all'Inter, senti, tieniti tutti i soldi, sta bene, non mi devi dare niente, tieniti il club e non mi restituire i soldi. Però la Juve cattivona mette lì Albanese e giustamente adesso si inventano questa novità che tu, se hai un debito, devi restituire i soldi, ragazzi. E giustamente la Juve, ma questi qua della Juve stanno sempre lì a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter, perché questi qua hanno vinto lo scudetto e li vogliono rovinare lo scudetto della seconda stella che hanno vinto loro nel lontano 1982, dove io mi sembra che avevo 2 anni, ragazzi, e non fu una stella di cartone, una stella normale. Però giustamente, ragazzi, ognuno, quando uno dice categorie, ragazzi, categorie. Ad ogni modo, cari followers, io vi dico una cosa: io sono indignato per questa cosa, comunque, che quando tu chiedi un prestito o una cosa, lo dobbiamo comunque restituire. A me mi sembra una sciocchezza, mi sembra una bargigiata, mi sembra veramente una vigliaccata che tu veramente chiedi un prestito e devi restituire pure i soldi. Ma è colpa di Albanese, perché questo juventino qua, ad ogni modo, la Gazzetta ci dice questa cosa, che adesso purtroppo il club potrebbe, non è sicuro,
non è sicuro, però potrebbe il club passare a qualcun altro. Però io mi chiedo come fanno questi qui della Gazzetta, che hanno fatto da tanto tempo tutte queste cose, Pimco, questi danno i soldi, li prendono, li fanno, no? Come fanno a dire tutto il tempo, dicevano che no, attenzione perché Zhang non viene in Italia, perché ha degli impegni. Io vi dico una cosa, ragazzi, io è da un sacco di tempo che non mangiavo un kebab, erano forse 2 mesi, proprio ieri sera ho mangiato un kebab, perché non avevo voglia, ieri sera ci avevo voglia, e Zhang la stessa cosa, non veniva in Italia perché non aveva voglia, però lui sicuramente adesso la voglia gli viene, dice da tanto tempo che non vado in Italia, adesso ci vado, perché lui ci può venire che non ha voglia. Infatti la Gazzetta durante tutti questi anni ci ha raccontato questa cosa. E poi anche una cosa molto divertente, sapere come mai tu comunque prendi dei calciatori a parametro zero, gli dai uno stipendio grandissimo come hanno fatto all'Inter, prendi uno che lo hai cacciato a pedate nel culo e questo qui non se ne voleva andare, l'hai pagato per mandarlo via, mi riferisco a Sanchez, poi lo riprendi, tanto tu dici i soldi non sono mica miei, non sono miei, io non li devo mica restituire, però ragazzi, non c'è niente di legale, tutto a posto. E infatti la Gazzetta dice, vabbè, tutto a posto, forza Inter, vai festeggiamenti. Ad ogni modo, cari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Vi ricordo il momento tenerezza, iscrivetevi al canale se ne avete voglia, ragazzi. Chi non si iscrive al canale, veramente, è uno di quelli che paga i debiti. E queste cose non si fanno. Yeah.